Buonasera a tutti, bentrovati al telegiornale regionale di Toscana TV. Apriamo ovviamente con le ricerche della nonna e del nipotino di 5 mesi dispersi da ieri sera a causa di un'esondazione nel Pisano. Proseguono le ricerche senza tregua a Montecatini Val di Cecina. Vediamo tutti gli aggiornamenti nel servizio di Rachele Campi. La furia del torrente Sterza si è portata via tutto, anche il corpo di una nonna con il suo nipotino di 5 mesi. Ancora non si trovano. Le ricerche sono subito partite quando le acque si sono placate e i soccorritori hanno potuto operare in sicurezza. Le case sono sventrate, gli animali che si trovavano nelle stalle sono morti, ingoiati nel tardo pomeriggio di ieri. Un'escalation, una paura che è cresciuta con il rigonfiamento del reticolo minore che è riuscito a gonfiare lo Sterza fino a 6 metri di altezza. Nessun argine in questa pianura a Mulino delle Fontanacce nel comune di Montecatini Val di Cecina. È qui che Alexander Wagner, 33 anni, con la moglie Mona, avevano deciso di soggiornare per alcuni giorni, una vacanza spensierata insieme al loro figlio Noah e ai genitori di lei, Peter e Sabine Kimbauer. Poi l'esondazione, il panico, l'acqua che entra all'interno dell'abitazione, il nonno che si rifugia al primo piano e si salva, i genitori di Noah con la nonna e il piccolo escono forse per rifugiarsi sul tetto o per prendere l'auto, ma senza saperlo vanno incontro all'ondata di piena. Alexander e Mona si salvano per miracolo grazie alla presenza di un'altra casa sul lato della strada opposta a loro. Della nonna e di Noah nessuna traccia, una speranza che davvero è appesa a un filo, qualcuno spera ancora in un miracolo mentre intorno c'è solo la desolazione. L'azione di un territorio fangoso abbattuto dalla potenza dell'acqua. E parla il sindaco di Montecatini Val di Cecina, dice: ieri sera era come vedere un film dell'orrore, persone sui tetti o attaccate agli alberi. Ancora Rachele Campi. Da torrente placido a una valanga di acqua e fango. Nessuno se lo poteva immaginare, nonostante il codice giallo diramato dalla regione toscana che indicava maltempo. Nessuno a Mulino delle Fontanacce aveva mai assistito ad un evento simile. Claudio Galeotti vive qui da sempre. È stato lui ieri sera a prestare i soccorsi ai genitori e al nonno del piccolo Noah, ancora disperso insieme alla nonna Sabine. Era già abbastata la piana, si sono trattenuti dalla pianta, si reggevano la pianta, però non erano più qui, erano in fondo. Sì. Io ho visto di via andare via le macchine con la piana. Comunque li ha tratti in salvo, queste due persone, sì, li ha portati a casa sua. Sì, con questo ragazzo lì si sono portati via noi. Sono tirati fuori, se erano due o tre, va bene. Però quell'altro non... La nonna e il nipotino ancora non si trovano. No, lui ha continuato tanto a chiamare su in giù, ma non c'era più. Sconcerto e dolore anche da parte del sindaco di Montecatini Val di Cecina, che racconta il territorio devastato. Ieri sera era un film dell'orrore. Quando sono arrivato verso le 7:15, 19:15, c'erano persone sui tettini delle macchine, persone attaccate agli alberi. Soltanto grazie ai vigili del fuoco e volontari siamo riusciti a non far succedere davvero una catastrofe. Mi sembrava inverosimile, una cosa da difficilmente si può descrivere. E poi adesso il fatto che ci sono questi due dispersi davvero ci rattriste, non sappiamo. Ci sono anche due elicotteri, uno dei vigili del fuoco della regione, ma per ora ancora non si sa nulla di questi due dispersi. Ecco, chiederete anche aiuto alla regione? Certamente, perché comunque ci sono dei danni importanti e ci sono agricoltori che hanno perso degli animali, tantissime case alluvionate, quindi sicuramente chiederemo un aiuto alla regione che oggi è qui presente con l'assessore Monni. Sempre in tema di maltempo, alluvionati, pregiati, vigneti di Bolgheri, dove la vendemmia deve ancora concludersi. È in corso il sopralluogo da parte dei viticoltori e di Coldiretti nella zona di Bolgheri, interessata la scorsa notte dalle violenti ed incessanti piogge, oltre 200 mm in 24 ore, che hanno causato l'esondazione di canali e fossi, allagando case, strade e terreni agricoli. La quantità di acqua scesa in brevissimo tempo è stata tale da mandare in tilt il sistema del reticolo idraulico minore, provocandone il collasso. La furia dell'acqua mista al fango ha divelto anche alcune vigne. Tra gli arenali più colpiti ci sono proprio quelli dell'arenale della DOC tra Bolgherese e Via Aurelia nel comune di Castagneto Carducci. Nel solo mese di settembre sono stati 28 i nubifragi che si sono abbattuti sulla Toscana, aggravando una situazione
situazione già molto fragile in una regione dove 9 comuni su 10 si trovano in zone a rischio idrologico. Negli scorsi giorni a confermare le preoccupazioni erano state ancora una volta le aree dell'Alto Mugello e dell'area pratese, finite ancora sott'acqua. E ora andiamo a Prato, riunione del COSP per parlare delle violenze al pronto soccorso. La riunione in prefettura, ci dice tutto Nadia Tarantino. No al posto fisso di polizia aperto 24 ore su 24, ma solo uno spostamento dall'area del poliambulatorio al pronto soccorso dei due agenti presenti dalle 8 alle 20 al Santo Stefano. È questo il riassunto del vertice del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto oggi, dopo che sabato sera il pronto soccorso è stato devastato dalla follia di un quindicenne che ha anche ferito un vigilante e rapinato un anziano. La richiesta, avanzata anche al ministro dell'Interno, dal NURSIND, il sindacato degli infermieri, è stata dunque respinta dal prefetto. L'attuale organizzazione evidentemente viene ritenuta sufficiente. Mattina e pomeriggio due agenti che a breve saranno fisicamente collocati dentro il pronto soccorso, sera e notte il controllo continuativo delle pattuglie di polizia, carabinieri e guardia di finanza a turno, con l'obbligo però d'ora in avanti di parlare direttamente con il medico di guardia per un aggiornamento costante della situazione. I servizi di vigilanza, che già da fine agosto sono stati intensificati nella misura massima possibile, soprattutto in orario notturno, continueranno secondo tali modalità e rafforzati finché sarà necessario, le parole del prefetto affidate a un comunicato stampa. E allora va detto che è necessario proseguire nel rafforzamento, visto il bilancio di sabato sera: vetri spaccati, gente minacciata con un paletto spartitraffico, un referto di 21 giorni per il vigilante colpito alla testa e un anziano rapinato delle chiavi della macchina. E in mezzo a tutto questo, come ha denunciato il NURSIND, più di una telefonata prima di vedere arrivare la macchina dei carabinieri. La prefettura, attaccata senza sconti dal sindacato, ha detto che quello che era stato promesso a fine agosto per arginare disordini e delinquenza al pronto soccorso è stato fatto: pattuglie di notte e numero di telefono dedicato ai sanitari per un collegamento veloce con la sala operativa della questura. Il NURSIND insiste sugli impegni disattesi e dice: vigileremo, ma il posto fisso di polizia H24 resta il nostro obiettivo. Obiettivo, è facile immaginare, di tutti, del personale sanitario e dei cittadini che al pronto soccorso ci vanno perché hanno bisogno di cure, ma anche di tranquillità. E ora andiamo a Firenze, Open Day alla Mercafir il 28 settembre per far conoscere il mercato ai cittadini. Chiara Valentini. Nel cuore di Novoli c'è un'area pubblica tra le più grandi della città, ai livelli delle Cascine o dello Stadio Franchi. Non a caso ci fu un momento nella storia recente di Firenze in cui lo stadio sarebbe potuto sorgere proprio lì. È la Mercafir, meglio conosciuta come il mercato ortofrutticolo. 39 ettari, di cui 11 edificati, per i quali Palazzo Vecchio ha già approvato nel piano urbanistico il progetto di rigenerazione, che prevede che l'area rimanga centro alimentare polivalente, ma anche un centro logistico. E visto che i dati indicano l'area Mercafir come una di quelle che registrano i massimi picchi di calore, l'idea è anche quella di una depavimentazione e inserimento del verde. Ovviamente è in ponte anche il rifacimento delle strutture. Insomma, un progetto di ampio e lungo respiro da attuare nel corso della consiliatura e che rappresenti una leva di riqualificazione per tutto il quartiere di Novoli. Nel frattempo la Mercafir, per riavvicinare i cittadini a questa realtà, ha previsto un Open Day dal titolo Vieni a vivere il mercato per sabato 28 settembre. Dalle 10 alle 19, porte aperte per scoprire gli spazi, partecipare a cooking show, assistere a talk, c'è anche una mostra su Pinocchio, laboratori per adulti e bambini e molto altro. Paradossalmente i cittadini conoscono la realtà di Novoli, ma non ci hanno quasi mai messo piede. Siamo percepiti un po' come una cittadella chiusa, quindi il primo obiettivo è quello di far capire qual è l'attività che si svolge all'interno del mercato, quali sono anche gli attori e i protagonisti di questa attività. Ovviamente sono le imprese del settore agroalimentare, quindi ortofrutta, ittico e carne, ma ci sono anche delle realtà economiche importanti, quali il Banco Alimentare, il mercato delle opportunità, abbiamo una grande cooperativa di facchinaggio e trasporti, quindi è necessario secondo noi che i cittadini conoscano, anche per poi
capire e poter dare anche una valutazione, un'opinione, quando dovremo mettere mano un po' a una riprogettazione, una riqualificazione dell'area. E ora parliamo di Alzheimer. La Toscana è fra le regioni italiane più anziane d'Italia, con il 26% dei 3,7 milioni di cittadini che hanno più di 65 anni. Oltre l'8% accusa un declino cognitivo. Vediamo. La Toscana è tra le regioni più anziane d'Italia, con il 26% dei suoi 3,7 milioni di abitanti di età over 65, cioè 960.000 anziani. 80.000 toscani ostaggio delle demenze, con un'incidenza dell'Alzheimer stimata nel 60% dei casi e 1.500 pazienti con diagnosi a esordio precoce, pari all'8%. I dati sono stati diffusi dalla Regione Toscana in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer per informare e responsabilizzare su una malattia grave che colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, in Italia 6 milioni, di cui 4 sono i familiari, detti anche secondi pazienti. La demenza può essere causata da diverse malattie progressive che colpiscono la memoria, il pensiero, le emozioni e il comportamento, con una grave perdita della capacità di svolgere le attività della vita quotidiana. Tale realtà fa emergere la complessità e difficoltà nella diagnostica, nei trattamenti ambulatoriali e nell'assistenza. Appena si notano i primi sintomi è importante non sottovalutarli e parlarne con il proprio medico di famiglia o altro specialista. È infatti opportuno un approfondimento presso il centro disturbi cognitivi e demenze più vicino alla residenza per attivare una eventuale presa in carico. A Prato, dal 1 di ottobre, apre l'atelier Alzheimer con attività educative, ricreative ed esercizi per mantenersi attivi senza la presenza di un badante o di un familiare. E ora parliamo di ristorazione. L'istituto alberghiero, anche in Toscana, è una delle opzioni più ambite nel campo delle formazioni professionali. Tuttavia, contrariamente a questa crescente affluenza, il settore della ristorazione si trova ad affrontare una crisi di personale e servizio. Il settore dell'ospitalità e della ristorazione affronta da tempo una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato, sia per la sala che per la cucina, eppure l'Italia e in particolare la Toscana si distinguono come eccellenze in questo ambito. Tuttavia molti giovani continuano a rifiutare offerte di lavoro, anche ben retribuite, preferendo scelte di vita forse più comode o meno impegnative. Allora, non in questo ambito, mi piacerebbe fare la nutrizionista, però sempre legata all'alimentazione, quindi, perché non è per il mio carattere, sono molto timida, quindi Non è perché si deve lavorare il sabato e domenica la sera? No. Le nuove generazioni sono certamente attratte dal mondo della ristorazione, anche grazie ai numerosi e forse troppi talent dedicati al settore. Tuttavia questo entusiasmo si scontra inevitabilmente con la realtà lavorativa che richiede studio, impegno e molti sacrifici. Si arriva al blackout nel momento in cui il ragazzo ha 20 anni e sente il peso di diversità rispetto a compagni, cioè lavori il sabato e la domenica, come se fosse quasi una maledizione, no? Dico sempre che l'istituto alberghieri non puoi formare uno chef facendogli fare 2 giorni a settimana in cucina, quindi qui c'è anche un problema di risorse. Ma forse è proprio la cultura dell'alimentazione a mancare, soprattutto nelle nuove generazioni. A differenza del passato, infatti, non viene più tramandata all'interno delle famiglie di origine. Noi come associazione potremmo proprio dare questo contributo con le scuole medie superiori. Lo facciamo già con le scuole dedicate, scuola agraria, scuola enologica. E ora andiamo a Pistoia, dove parte l'anno accademico dell'Università Popolare. Vediamo. Dalla psicologia alla criminologia, dai corsi di lingua straniera, cinese, inglese, spagnolo e francese alla storia, sono solo alcuni dei corsi dell'Università Popolare di Pistoia, Unipop, per l'anno accademico 2024-2025. I corsi di quest'anno sono dei corsi ancora sempre più interessanti, sia perché sono di difficile reperibilità, sia per i costi che sono contenutissimi, sia proprio anche per gli argomenti trattati. C'è molto interesse anche per la psicologia, uno dei corsi che riscuote maggiore successo. Il mio corso, che è Prendersi cura di sé, ha come obiettivo quello di recuperare appunto un buonissimo rapporto con le proprie emozioni, con i propri vissuti, come diceva Schopenhauer, il quale affermava che fra virgolette essere in grado di percepire il proprio interiore
errore senza sentirsi sbagliati è il primo passo per avere, fra virgolette, un buon rapporto con se stesso, essere padroni di sé. L'importanza di queste università popolari è poter dare cultura a tutti, offrire cultura gratuita, democratica. Per noi sostenere e promuovere la cultura in un determinato territorio vuol dire essere a fianco alle comunità in una logica di sostegno ad uno sviluppo e anche ad una maggiore consapevolezza per un benessere collettivo nel quale crediamo molto e che è la filosofia del nostro fare impresa. E ora ci colleghiamo con Caterina Gonnelli, che è a Firenze al Consolato degli Stati Uniti e anche un ospite, e ci parla di un importante accordo che è stato presentato oggi. Buonasera Caterina. Questo me lo tolgo, direi. Sì, buonasera Patrizio, buonasera a tutti i telespettatori. Siamo alla sede del Consolato degli Stati Uniti qui a Firenze. Appena terminato un importante incontro che si è basato sull'avvio di una importante partnership tra il mondo delle start-up, delle imprese diciamo più giovani e il Consolato degli Stati Uniti, quindi e gli Stati Uniti. Si chiama Connect Us, nasce nel marzo del 2022. In realtà l'obiettivo è creare un network internazionale coinvolgendo CEO di importanti aziende, imprenditori affermati, tutto questo per sostenere giovani start-up e imprese locali. E questa iniziativa vuole anche rafforzare il legame bilaterale tra l'Italia e gli Stati Uniti, favorendo lo sviluppo di un tessuto economico sempre più dinamico e interconnesso, capace di adattarsi alle sfide globali. Abbiamo sentito nello speech della console generale degli Stati Uniti a Firenze, Daniela Ballard, l'importanza di questo connubio. Ricordiamo che sono tanti gli americani presenti qua a Firenze e tante anche le prospettive economiche che si aprono, e anzi sempre di più. A proposito di start-up, una delle protagoniste è Nana Bianca e abbiamo proprio il Program Director Davide Barra, grazie per essere qua con noi, giovani ma molto attivi e si prospettano veramente delle importanti obiettivi dal punto di vista economico. Sì, grazie a tutti, buonasera a tutti. Come dicevamo, diciamo, il progetto nasce nel 2022 e ha l'obiettivo di creare terreno comune per tutti quegli americani che sono qua in Italia, hanno scelto l'Italia per continuare la loro storia imprenditoriale, e dall'altra parte il mondo delle start-up, che è un mondo che a Firenze è in crescita e che ci ha visto protagonisti fin dall'inizio con Nana Bianca, che è uno start-up studio che è nato proprio qui e che vuole appunto aiutare i giovani imprenditori ad avere successo. È un progetto che è portato avanti, come abbiamo detto, dal Consolato Generale americano insieme a noi, è l'inizio di un qualcosa, vuole essere appunto l'inizio di una serie di incontri e di momenti di condivisione volti appunto al supporto e alla crescita sia del ponte United States Italia che appunto per tutto quello che riguarda l'imprenditoria e giovani. Ecco, quando parliamo di start-up parliamo del mondo digitale. Sì. Nana Bianca si occupa principalmente di supportare progetti digitali. Ormai è 10 anni che facciamo questo lavoro, abbiamo supportato oltre 150 progetti digitali che operano in industrie diverse, quindi settori diversi, ma sono tutti legati dal filo conduttore che è il digitale, quindi la digital transformation e quei progetti che con il digitale sono riusciti a innovare modelli esistenti oppure a crearne proprio di nuovi. Bene, allora per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie. Grazie Caterina, saluta anche il tuo ospite e noi andiamo avanti, rimaniamo a Firenze perché a Villa Bardini la città protagonista in una mostra inedita. Vediamo il servizio. Il filo conduttore della mostra Oltre città, utopie e realtà a Villa Bardini fino al 19 gennaio è la letteratura. Un viaggio mai tentato per raccontare le città nella rappresentazione dell'arte che riunisce dipinti, sculture, architettura, fotografia, suoni.
La città è un organismo complesso, è un organismo fluido ed è un organismo non estetico e nemmeno poetico. In realtà noi abbiamo cercato in ciascuno di noi e in ciascuno di coloro che visiteranno questa mostra un'estetica e una poeticità. Per la prima volta esposta a Firenze anche l'opera di Richter, che traduce l'idea del movimento e del dinamismo di una città che si smaterializza sotto gli occhi dei visitatori come se la osservassimo dal finestrino di un treno. Ma c'è anche Le Courbusier, Boccioni, Burri, De Chirico, Michelucci, Pistoletto e molti altri paesaggi umani immaginati da artisti dei secoli XX e XXI. Non poteva essere che così, perché la città non è solo urbanistica, non è architettura, non è musica, non è poesia, ma tutte queste cose insieme. La mostra è sostenuta da Generali Valore Cultura e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che già in passato avevano collaborato per mostre di successo. Si può sintetizzare in una frase di Italo Calvino, Le città invisibili, dove dice: le città non devono essere luogo solo di scambio di merci, ma anche di idee, di pensieri e di ricordi. Quindi una grande attenzione all'uomo nelle grandi metropoli. Da 5 anni noi, come Generali Valore Cultura, apriamo le porte dei grandi artisti e dei grandi musei agli italiani, organizzando eventi, mostre. Torniamo in provincia di Prato, a Carmignano, tutto pronto per la festa patronale di San Michele. Il servizio. Tutto l'amore degli artigiani e il senso di appartenenza alla comunità carmignanese torneranno in piazza il prossimo 27, 28 e 29 settembre per il tradizionale appuntamento con la festa di San Michele. I 4 rioni rappresentativi delle zone del paese, bianco, celeste, giallo e verde, si sfideranno nel teatro di strada con i carri realizzati a mano da professionisti e volontari in un intero anno di lavoro. Un esempio straordinario di arte e partecipazione che ogni anno attira spettatori da tutta Italia. Il tema, tenuto segreto fino all'ultimo, verrà svelato direttamente al pubblico durante il percorso della sfilata. Al termine degli spettacoli, lo storico Palio dei Ciuchi per le vie del centro. A giudicare il carro, il teatro più bello, 5 giurati nascosti fra il pubblico. È una delle massime rappresentazioni artistiche e culturali del nostro territorio. Per 3 serate Carmignano rappresenta con lo strumento del teatro in strada quello che è la storia, quello che è il presente e il futuro del nostro territorio. Ovviamente toccando tematiche di storia locale, però i rioni riescono sempre a sviluppare delle storie che parlano anche di presente, che parlano di futuro, di temi di attualità, quindi veramente un lavoro straordinario, un merito di tutti i nostri rionali. Tra le novità di quest'anno, illustrate dal presidente del Comitato per i Festeggiamenti San Michele, Mauro Lassi, un'attenzione e un investimento maggiore sulla sicurezza dei lavoratori che hanno realizzato i carri e ai figuranti che vi saliranno sopra. Che abbiamo lavorato sia per rendere più sicuro le lavorazioni che avvengano all'interno dei cantieri che preparano il San Michele, ma soprattutto anche per quella che è la vera e propria festa, cioè in questo caso partiamo dalla certificazione dei carri, cioè è stato incaricato un professionista per certificare i carri. Non vogliamo che qualcuno si faccia male per rendere bello qualcosa per altri, ecco, ci piaceva che questa fosse una festa prima di tutto per chi la fa, ma anche per chi la vede. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo che la serata di Toscana TV inizia alle 21 con Casa Viola e poi il film Le Nevi del Kilimangiaro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata appunto con i programmi di Toscana TV.